pratica questa è il tipo di costruttoria. Sono Gemello e oggi vi ho portato degli oggetti, delle cose che mi porto appresso e che un po' sono i miei, diciamo, portafortuna, eccetera, eccetera. Allora, primo oggetto è la mia agendina. La mia agendina dai tempi di quando facevo le panchine, che ero pischello. E la usavo per scrivere le rime, le cose, perché c'era il Cicoria, che è un membro del Truce Clan, un caro amico, il rapper, che aveva questi quaderni che si portava giganti, dove scriveva tutte cose, e allora poi io avevo questa specie di agendina un po' Moleskine, dove facevo dei disegnetti e ogni tanto appuntavo qualcosa prima dei telefoni, eccetera, eccetera, e comunque ancora mi porto appresso ogni tanto e ho deciso di farla pure come merch mio, con i disegnetti miei, e quindi questa è una costante, è una cosa di queste che mi porto sempre appresso, anche se ultimamente magari uso di più il telefono e cose del genere, però comunque questa rimane sempre un pezzo di cuore. Poi chiaramente insieme all'agendina ho un'uniposca per scrivere, e imbratta 3 pagine, ogni volta che scrivo una cosa passo sotto 3 pagine, e l'uniposca poi, insomma, il pennarello, diciamo, in generale è la parte finale dei miei quadri, dove dipingo io inizio sempre a pitturare con gli acrilici le cose e poi alla fine tutti i dettagli, le cose mie flippate, e li finisco tutti a mano con l'uniposca per dare dei dettagli delle cose, mi trovo sempre bene e quindi un'uniposca, questo è un verde pazzo, bellissimo, che è il più bello uniposca che hanno mai fatto, secondo me. Ed è tipo un verde mezzo strano, smeraldo, eccetera, eccetera. E pure questo è un altro pezzo di cuore, fa parte delle cose che mi porterei in una tomba, tipo Faraone. Ah, poi chiaramente sì, vabbè, io ho il mio merchandising, che ci sono i miei quadri sopra le magliette, le felpe, perché comunque i miei quadri sono una cifra, ci metto un sacco di tempo a farli e quando li vendo, eccetera, eccetera, comunque hanno un po' un prezzo così magari abbastanza non accessibile per tutti, e mi fa piacere che pure i pischelli o la gente che mi segue, e che chiunque poi si può comprare una maglietta mia con una cosa mia, e quindi è figa pure questa cosa del ping pong tra i quadri e la mia musica, che poi comunque di base sono per me la stessa, cioè la stessa urgenza di farle tutte e due, e quando mi rompo le palle di una faccio l'altra, e quindi ogni tanto esco con qualche maglietta nuova e faccio queste cose un po' limited, così chi ce l'ha la prende, poi c'è un quadro mio addosso, e insomma è una cosa figa, a me piace un sacco e mi piace pure venire incontro a tutti dal punto di vista di averci una cosa. Poi vabbè, c'ho tipo la mia catenella propaganda, e che insomma non mi sono mai perso e ci tengo un sacco, e perché insomma propaganda, Truce Clan, Noiz, lo zio, e insomma sono sempre parte della mia famiglia così, e sono molto geloso. Poi c'ho l'anello che mi ha regalato la mia ragazza, col lupetto, che comunque il lupetto è un po' una mia cosa, perché uno dei quadri miei più, insomma, significativi era proprio questo lupo tutto colorato, e anche poi nelle canzoni ho riusato sta cosa, un muso di lupa, eccetera, eccetera, comunque Roma, e niente, questo qua è un anello che ogni giorno flippo, penso che mi sono perso, e invece riesco sempre, non so come, poi a non perderlo e avercelo sempre con me.
E poi c'è sto pupazzetto che non so dove l'ho preso, però sembro tipo io da piccolo, così un po' autistico, un po' sulle mie, un po' con i pensieri miei, e ogni tanto anche quando vado a fare delle cose dal vivo, soprattutto quando faccio delle performance tipo dei quadri o appunto oggi che devo farli in store, cose del genere, me lo schiaffo sempre vicino così, e non so bene perché, ma mi rilassa a guardarlo, è un pezzetto di legno così, e anche se un po' rovinato con il passare del tempo, gli è rimasto ancora la testa, non so come non si è staccata, perché mi si staccano sempre le cose, e insomma è invincibile e ci tengo un sacco. Poi ultima cosa che c'ho è sto orologetto pazzo con lo stregatto, che mo levo, va, così lo faccio vedere. E niente, questo l'ho comprato non so dove stavo, in duty free ad Amsterdam, aspetta l'aereo, oltre a tutte le schifezze che mi compravo, giornali, cose, sempre con la giusta attitudine tipo vabbè mo cade l'aereo tanto, quindi fammi spendere tutto così poi me la sto a godere. E questo coso qua era uscito per Alice nel Paese Meraviglia, io sono tipo mega amante dei gatti e c'ho sti gatti che sono tipo Scottish Fold, che non c'hanno orecchie, sono dei gatti mezzi strani così, e niente, poi la cosa di Alice nel Paese Meraviglia, dello stregatto che è mega troll e tipo così, è molto, lo sento molto vicino, e pure questo mega consumato, ma insomma sempre qui. Peraltro lo metto qua a destra perché ho un tatuaggio vecchio da morì che mi sto laserando e mi copro con questo, quindi doppia paranoia, e sta sempre qui. E per il resto ho altri 1000 oggetti che mi posso portare appresso, ma che adesso non ho, e comunque magari non sono proprio oggetti, ma sono cose mie e che magari insomma le tengo per me, non me va di dirle, ma non perché voglio far misterioso, perché sono tipo tutte cose mie, eccetera eccetera. Sempre tornando al pennarello, chiaramente io poi facendo i quadri, facendo anche insomma rap eccetera eccetera, quando faccio gli in store o faccio le cose, tendo più che fare una firmetta magari ogni tanto a fare proprio dei disegni sui CD, così uno torna a casa col CD e con qualcosa di insomma di mio colorato, e le mie cose insomma che disegno sempre qui, sempre anche così non sapendo bene, sono sempre la sedia, che è tipo sta sedia qua che disegno, che ho fatto pure una sulla lavagna, ma questa è un po' struppia e non lo so, io poi la mia analista dice che tipo il simbolo, questa cosa ti ricorda, è mia madre, però per me è semplicemente una sedia, perché da quando ero piccolo c'era un CD degli Smog, che è un gruppo tipo indie pazzo così, con un cantante che si chiama Bill Callan, e c'era una copertina che si chiamava, di un disco vecchio, si chiamava Julius Caesar mi pare, e c'è stata una sedia stilizzata, disegnata a matita così, e forse poi alla fine la vera cosa è che è quella, anche perché sono state le prime cose che sapevo disegnare effettivamente a mano, e sono la sedia, tipo il cactus, la casetta, che sono tipo le mie cose, un po' tipo come se fosse un mio piccolo marchio, che sono un po' cazzate, ma di base sono una costante nei miei quadri, ci sta sempre una casetta da qualche parte, una sedia con un viale e cose del genere. Niente di entusiasmante, ma poi alla fine mi contraddistinguono e un po' ne sono geloso di queste cavolate. Quindi l'Uniposca poi alla fine chiaramente abbraccia tutto quanto, sia le cose che scrivo, sia i quadri, e quindi insomma è una cosa che io insomma che mi porto sempre appresso, di cui io insomma non posso fare senza. E grazie di avermi ospitato qui, un saluto da S Magazine, qui è fighissimo lo studio, mi sono pure ciabattato come voi,
E niente, ci vediamo presto e spero che ascoltate il mio disco perché ci tengo un sacco. E un salutone, un abbraccio gemello da Roma. Non ci penso ormai, ma a volte i mostri che hai lasciato sotto il parquet cantano oh 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 oh, fanno oh oh oh.